Buonasera. Buonasera ed eccoci. A sorpresa questa sera siamo qui a sorpresa, assolutamente a sorpresa. Il perché non lo so, come al solito. Lo andremo a vedere fra poco perché faremo un video degli oracoli della canzone. Questi oracoli della canzone, il secondo mazzo che ho creato io allora. E che vi devo dire? Significa che qualcosa bisogna dire questa sera, che qualcosa va spiegato a qualcuno che è in attesa di questo video. Anzitutto, come al solito, vi ringrazio. Veramente vi ringrazio. Fate venire voglia, ecco, fatevi voglia di fare video più spesso. Tanti messaggi, tanti su WhatsApp, su YouTube. WhatsApp squilla continuamente. Ogni tanto sparisco, infatti, perché non ce la faccio. Allora. Non fa niente, adesso è ora di ascoltare quello che le carte vogliono dirci, soprattutto di cosa vogliono parlare. Dal momento che niente è per caso, tu che stai guardando questo video oggi o fra un anno, fra 6 mesi, tu significa che dovevi guardarlo, significa. Se conosci le sincronicità, significa che in questo messaggio c'è un messaggio per te, che in questo video c'è un messaggio per te. Io te lo vado a disvelare, non so nemmeno io qual è il video, voi lo saprete in anticipo perché vedete il titolo, io non lo so qual è il video di questa sera. Ecco perché continuo a mischiare le carte. Adesso, e adesso è ora, e andiamo a vedere qual è. Il video di questa sera. Allora, oracoli della canzone 2. Mi amante amigo. È spagnolo, ma non penso che ci siano bisogno di tante, ci sia bisogno di tante spiegazioni. Tra l'altro non so nemmeno se l'ho fatto questo video. Sotto c'è magari di Renato Zero. Quanta voglia di amare. Quanta voglia di amare una particolare persona, una persona che forse stiamo trattando come un amico o che è un amico. Quanta voglia di amare che c'è. Mi amante amico, tra l'altro, questo è un. Una canzone che veramente parla dell'esplosione dell'amore. È un classico, tra l'altro, spagnolo. Parla del dolore che si può infliggere a qualcun altro quando i rapporti, sono sbagliati, non sono chiari. A volte, teniamo delle amicizie, ma sappiamo che dall'altra parte non c'è soltanto l'amicizia, eppure noi per comodità continuiamo a frequentare quelle persone sperando che prima o poi all'altra persona passi. E invece non sempre l'altra persona passa prima che noi prendiamo il volo, prima che noi ci innamoriamo di qualcun altro. E quindi infliggiamo dei dolori. Chiaramente le energie sono reversibili e dobbiamo guardarle anche dalla nostra parte. Potremmo essere noi che fingiamo l'amicizia mentre invece c'è altro. Interessante questo video. Andiamo a vedere però esattamente di cosa ci vuole parlare. Il giudizio. La torre. Il 6 di denari. Il paggio di coppe, il tre di bastoni, il re di spade, presenti segni di acqua, di fuoco, tutti i segni ci sono qui, però io credo che qui ci sia stato un incontro per certi versi voluto dall'universo con questo giudizio.
Un universo a cui non si scappa, ho due carte di karma molto forti, anche la torre è karma, molto forti, anche questo è karma. L'incontro che avete fatto con questa specifica persona, che potrebbe essere del segno dei gemelli o dell'acquario, soprattutto, ma non solo, vi ha portato una sorta di esplosione interna, vi ha portato anche un ritrovare di energie, un ritrovare di equilibrio che forse avevate perso per un attimo. Questa persona potrebbe essere più piccola di voi o potrebbe essere una persona che in qualche modo si è sempre fatta avanti timidamente, come se aspettasse sempre l'occasione. Ricordatevi che le energie sono reversibili, potreste essere voi più piccole, potreste essere voi che vi fate avanti timidamente aspettando l'occasione. Bisogna dire che uno dei due è molto pensante, uno dei due assolutamente razionale. Spietatamente razionale, anche lungimirante in certe cose. È una persona che potrebbe indossare una divisa, ma non solo. È una persona che in ogni caso ha un cipiglio duro, apparentemente, ma è la razionalità che gli fa avere questo cipiglio duro, è la razionalità che spinge questa persona ad essere quasi a creare delle distanze. Ok? Adesso andiamo a vedere come finirà questa storia. Lo sapete, questi sono video brevi. Come finirà questa storia del mio amante amico? Mia amante amico, tu che mi hai fatto questa vita sopportabile. Allora, ruota della fortuna, ancora un tre di bastoni, sei di coppe, re di denari, re di coppe, regina di coppe. Molto presenti i segni d'acqua anche. E beh, qui secondo me la situazione è ben definita, nel senso che potreste essere voi un'altra persona che si trova in un'altra situazione, che è impegnata in una coppia ufficiale, più o meno ufficiale, e quindi effettivamente ha delle difficoltà, ma qui la difficoltà vera sta nell'incontrarsi. Qui la difficoltà vera, infatti, ho due volte il tre di bastoni, sta nel cogliere le occasioni. Io vi dico che qui c'è proprio amore, ma è un amore pieno di emozioni, un amore. Io ho la sensazione che quando siete con questa persona vi sentiate bambini. Abbiate la sensazione di conoscerlo da sempre o di conoscerla da sempre. C'è la consapevolezza di aspettare sempre quell'occasione di incontro, quell'occasione per vedersi, ma ci sono troppi re in questa stesa. Ci sono troppe persone in questa stesa. Questa, in ogni caso, nonostante, guardate, in questa stesa c'è un sentimento incredibile, un'appartenenza di coppia incredibile, un riconoscersi fortissimo, un sentirsi, un approcciarsi all'altro col candore dei bambini, con l'innocenza dei bambini, ma anche con il sentimento più maturo. Nonostante tutto questo, questa è una storia che rimane lì, al margine, sempre in attesa, almeno per i prossimi mesi, poi, sempre
sempre in attesa perché qui ci sono più figure. Ok. Io credo che in qualche modo voi siate legati o l'altra persona è legata, quindi non si può andare oltre a questa amicizia, tra virgolette. Ok? È una bella stesa perché è una stesa piena di sentimento, piena di significato. Ora capisco perché nel Gemicciano che dovevo sedermi nonostante il sonno. Grande significato, grande stesa. Ricordatevi che niente è finito, che questa è una storia che continua, però continuate su vie parallele, almeno momentaneamente. Continuate entrambi a rimanere in attesa, perché guardate la cosa interessante, qui c'è un uomo, qui c'è una donna in attesa, ecco perché ho detto entrambi. Entrambi rimanete in attesa della prossima occasione. Occasione. Ok, va bene, questo è il mio video breve di oggi sull'oracolo della canzone, della canzone del mio amante amico, e noi ci vediamo prestissimissimo. Bye bye.